al pubblico e soprattutto grazie all'Istituto per i Beni Culturali che ogni anno ci dà la possibilità per fare queste cose meravigliose con i ragazzi. Io lascio immediatamente la parola, questo è un progetto di rete ma magari uso due minuti dopo. Quello che vedete intanto è praticamente il prodotto finale di questo progetto, che è un blog. Lascio scorrere mentre i ragazzi parleranno la parte video, magari senza audio, se qualcuno mi aiuta a farlo. Tolgo l'audio io, ci provo. Ce l'ho fatta, perfetto. E lo metto però in... Ok, perfetto. Allora, quindi abbiamo un gruppo di studenti che hanno partecipato a questa attività, non sono moltissimi per il semplice motivo che molti di loro sono andati da altre parti, sono emigrati in altre scuole o alle scuole superiori o all'università, però pochi ma buoni, e i due professori, la professoressa Stefanelli che presenterà i suoi quattro ragazzi e il professor dell'istituto Matteucci di Granarolo dell'Emilia e il professor Sibandini che presenterà i suoi due ragazzi del liceo Sabin. Buonasera, allora lasciamo subito la parola a loro, Gabriele, Elisa, Elena e Giada, dell'ex scuola secondaria di primo grado, perché adesso sono tutti in prima superiore. Il progetto La Via Lattea nelle terre di pianura, che ha vinto la selezione, è stato proposto dal comune di Granarolo d'Emilia e in base alla considerazione che il nostro territorio è sempre stato fonte di nutrizione per Bologna, nel passato come granaio. E ecco da dove deriva il nome della città di Granarolo e oggi perché si caratterizza ancora come produttore di latte. Questa importante funzione rischia però di essere dimenticata, dal momento che oggi la produzione di latte riguarda un piccolo nucleo di agricoltori e non ha più l'estensione di una volta. Il compito di noi studenti è stato quello di creare una guida cicloturistica che accompagni il visitatore nei luoghi storici della produzione del latte a Granarolo e nelle aziende agricole ancora attive, raccontando la storia di questo bene agroalimentare che caratterizza il nostro territorio e a cui spesso il nostro comune viene ricondotto. Per questo abbiamo intervistato i produttori agricoli di adesso e del passato, intervistato ex operatori della Granarolo Latte, visitato lo stabilimento della Granarolo Gran Latte e l'archivio storico del comune. E il primo incontro ha previsto una lezione presso l'archivio storico del comune. Abbiamo così potuto fissare alcune competenze di base per impostare un particolare metodo di lavoro. Abbiamo raccolto le informazioni, le abbiamo analizzate e abbiamo montato tutto ciò in un testo più complesso. Il secondo incontro è stato diverso per ogni classe, una ha raccolto le testimonianze orali di alcuni protagonisti, la seconda ha mappato le aziende agricole che producevano latte negli anni 50 e 60 del Novecento, la terza ha visitato una stalla tuttora funzionante e la quarta ha visitato l'azienda Granarolo. Il terzo incontro ha previsto una lezione svolta dagli studenti delle scuole superiori e successivamente tutto il materiale è stato rielaborato da un piccolo gruppo all'interno della classe. È stato poi sviluppato un progetto di guida ed è stata organizzata una biciclettata a cui è stata invitata tutta la cittadinanza. Dunque, e quindi il passaggio alle scuole superiori mi permette di spiegare un po' anche la complessità di questo progetto, che prevedeva un percorso di peer education. Quindi i ragazzi delle medie e i ragazzi delle superiori hanno lavorato prima indipendentemente e poi, diciamo così, c'è stata una connessione fra le conoscenze e i più grandi hanno raccontato ai più piccolini alcune cose
che sarebbero risultate troppo complesse per i ragazzi delle medie. Lascio quindi la parola al professor Orsi Bagnini. Grazie, buonasera. Io rappresento il liceo Savin, nel senso che ho coordinato alcuni ragazzi del liceo delle scienze economico-sociali, scienze umane e indirizzo economico-sociale. Semplicemente i ragazzi hanno dovuto mettere in pratica le proprie competenze, soprattutto nel campo pedagogico educativo, e si sono sforzati da una parte di acquisire dei contenuti legati alla storia del movimento cooperativo e dall'altra poi di ingegnarsi in una qualche maniera a trasmetterle ai ragazzi più piccoli. Compito che non è tanto facile, sono abituati a stare tutti i giorni in classe, ma stare dall'altra parte per una volta ha cambiato di molto le loro prospettive. E questo lavoro è andato particolarmente bene perché i ragazzi sono stati molto contenti di essere coinvolti, di poter insegnare, tra virgolette, insomma, ai più piccoli e di poter spendere, diciamo, ciò che avevano appreso in 4-5 anni di liceo con i ragazzi delle medie. Gli incontri sono andati a buon fine, sono stati fruttuosi, il progetto si è svolto così senza intoppi e adesso io credo che altro da dire non ci sia, almeno per quel che mi riguarda, e penso che sia il momento di lasciare la parola a loro. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, noi siamo gli studenti del Sabin e abbiamo anche noi frequentato la scuola Granarolo dell'Emilia. Abbiamo aderito a questo progetto principalmente per conoscere meglio il territorio da cui proveniamo. Abbiamo iniziato facendo degli incontri extra scolastici con il professore universitario Tito Menzani, che ci ha un po' esposto la storia della Granarolo, sul latte, sulle cooperative. Abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo cercato di semplificarle il più possibile attraverso, anche grazie all'aiuto della LIM, per esporle ai ragazzi delle medie. Ci siamo aiutati con delle immagini, con dei video e con dei giochi per aumentare la loro partecipazione. Questo progetto è stato molto utile. Vogliamo ringraziare la Via Lattea per averci dato la possibilità di non solo apprendere nuove informazioni, ma anche metterci dalla parte dell'insegnante a spiegarle i concetti che noi stessi avevamo appreso. Allora, sì, quindi solo per aiuto. Ok, solo per dire alcune cose che i ragazzi non hanno detto. Dunque, intanto, aiuto, sempre aiuto. Intanto, è un progetto di rete, un progetto davvero che ha coinvolto tantissimi. E non so se li ricorderò tutti, comunque al di là ovviamente oltre al comune di Granarolo dell'Emilia, avete sentito i ragazzi, anche quelli delle scuole superiori sono stati scelti proprio seguendo questo parametro, cioè sono ragazzi che ovviamente adesso studiano magari a Bologna. Le due scuole coinvolte erano, oltre al Sabin, anche l'Istituto Agrario Serpieri, che ha seguito invece la parte più legata alla produzione del latte. Mentre invece questa, i ragazzi del Sabin si sono occupati più della ricostruzione del contesto economico, e il risultato finale lo vedete adesso in questo blog, caricato su questo blog. In realtà stavo dicendo che una rete costituita quindi da queste scuole, costituita Istituto per la Storia e le Memorie del Novecento Pari Emilia Romagna, che in questo momento rappresento, gli Amici della Terra, il Museo della Civiltà Contadina di San Marino di Bentivoglio, e spero di non dimenticare nulla. Avete sentito una biciclettata che ha seguito una mappa. La mappa è stata costruita dai ragazzi, io questo ci tengo a dirlo, la vedete qui. Ci sono i punti di interesse che sono stati identificati assieme ai colleghi degli Amici della Terra proprio dai ragazzi. Per vedere meglio, ci sono alcuni slideshow che sono stati caricati, uno dei più belli, con alcune foto anche storiche.
Uno dei più belli è questo, quando i ragazzi sono andati a visitare la Granarolo. Vedete, questa è una foto molto suggestiva con tutti questi furgoncini della Granarolo in Piazza Maggiore, ma altre foto storiche. L'idea era quella di ricostruire un percorso che fosse un percorso storico ma anche memoriale e che tenesse insieme il dato storico anche col dato paesaggistico. Granarolo è diventata produttrice di latte soltanto nel corso del Novecento, prima era granaio, era altro, e quindi noi abbiamo cercato di ricostruire anche il contesto precedente a questa fase. Quindi tutto ciò che adesso vedete caricato sul blog, quindi anche i contenuti che accompagnano le immagini, sono stati prodotti dai ragazzi delle scuole medie nello specifico, e saranno caricati a brevissimo sul sito Orizzonti di Pianura che fa capo al comune di Granarolo dell'Emilia. Ringrazio naturalmente l'assessore Giuliana Bertagnoni che ha voluto fortemente questa attività. Grazie. Bene.